Sì, abbiamo voluto raccogliere la sfida che viene dal mondo della comunità scientifica internazionale e soprattutto delle agenzie internazionali come UNAIDS, come WHO, che oggi dicono di stipulare patti, accordi con la comunità, con chi lavora nel sociale per poter riuscire a eliminare questo zoccolo duro di nuove infezioni che ancora abbiamo su HIV e su cui ci stiamo impegnando. Per questo abbiamo costruito una rete sul territorio che si basa sulle istituzioni ma anche sulle cooperative sociali, su chiunque lavori nel sociale, perché queste popolazioni sono popolazioni marginali, hanno difficoltà ad accedere in ospedale e non sono dentro i percorsi di cura e quindi bisogna andare a raggiungerle in un ragionamento di prossimità. Noi crediamo molto a questo sforzo per riuscire a cogliere nuove diagnosi, per curare meglio le persone, per fare programmi di prevenzione che impediscono la trasmissione del virus, perché HIV ancora esiste, tra un po' sarà il 1° dicembre, tra poco verranno comunicati i dati e una parte consistente delle nuove diagnosi sono proprio in queste popolazioni altamente vulnerabili che a livello globale si intendono come quelle su cui deve essere concentrato lo sforzo e l'iniziativa.